Quindi l'ideale sarebbe evitarlo, questo scenario, ovviamente. E naturalmente per evitarlo bisogna che forse la politica svolga un compito. Cesare Damiano è stato ministro del lavoro e quindi questa storia oltretutto è stata sindacalista della CGIL e della Fiom in Piemonte, quindi questa storia la conosce perfettamente. Però insomma la politica oggi è chiamata a fare qualche cosa, forse un passo in avanti per evitare lo scenario che ci diceva prima Enrico. Ieri sera proprio da questo palco Bersani ha detto che il governo sarebbe bene che convocasse la Fiat. La Forneo ha detto che intende incontrare Marchione. Ma questa invitata la Forneo alla festa? Ma come apparenza? Ma io con la Forneo non vado d'accordo praticamente su niente, ma ci discuto di solito per cercare di farle anche cambiare idea qualche volta, ma mi sembra difficile. E dunque? Dunque, io l'ho invitata a un'iniziativa della mia associazione. Quella settimana è andata in Cina, quindi non è venuta, avrò altro modo per incontrarla. No, allora, quali sono gli interventi che la Fiat, che il governo può fare in questo momento? Il PD è molto politico importante dell'area di governo. Che cosa dovrebbe fare il governo oggi per evitare lo scenario che ci raccontava Enrietti poco fa? Ma dunque, la domanda appare semplice, ma la risposta non è semplice, forse non esiste. Qui siamo di fronte, come è stato ricordato, ad uno scenario che sarebbe risultato pochi anni fa inimmaginabile. Adesso io non voglio tornare ai tempi antichi, quindi sono molti amici e compagni che ricordano quei tempi, io ero un giovane sindacalista della Fiom di Torino, mi hanno mandato a Mirafiori nel 74, erano anni abbastanza caldi, e a quel tempo soltanto a Mirafiori c'erano 60.000 dipendenti in uno stabilimento. Poi c'era Rivalta, c'era Lingotto, c'era Chivasso, tutti ricorderanno, quindi avevamo di produttori d'auto qualcosa come 100.000 persone che lavoravano. Poi tutto l'indotto, Enrietti, che studia questi argomenti da tantissimo tempo, ci ha spiegato che quei numeri debbono essere moltiplicati per 3, forse anche di più, per capire effettivamente qual è la capacità espansiva in termini occupazionale di produzione del ciclo dell'automobile. Poi chiaramente negli anni 70 il rapporto tra quello che si faceva fuori e quello che si faceva dentro era diverso rispetto a quello che è successo negli ultimi periodi. In ogni caso era una presenza imponente, importante, dominante. Adesso di quei 100.000, se non ricordo male, sono rimasti 12-15.000, perché le tre fabbriche sono chiuse, quindi abbiamo il 15% di quella forza lavoro degli anni 70. Parlo di Torino, poi si tratterebbe di fare ovviamente un'analisi di quello che è successo da altre parti, l'Alfa Romeo, la fine che ha fatto a Milano, eccetera, eccetera, ma limitiamoci a Torino. Allora, è evidente che qui siamo di fronte ad una situazione difficile, drammatica, di cui non si capisce lo svolgimento. Noi abbiamo parlato per alcuni anni di questo fantomatico piano Fabbrica Italia, un piano da 20 miliardi. Se non sbaglio, questo piano prevedeva
che nel 2014 si sarebbero prodotte in Italia 1.400.000 vetture. Se sbaglio, naturalmente mi correggete. Quest'anno giriamo attorno alle 400.000 vetture prodotte, quindi se dovessimo recuperare i numeri di quel piano, di qui al 2012 dovremmo produrre 1 milione di vetture in più di quelle che si producono quest'anno. Un obiettivo chiaramente improponibile. Del resto è stato detto che la capacità produttiva degli stabilimenti più o meno è tarata su quel volume di 1.400.000 vetture, ma la produzione è infinitamente più bassa. Che si fa? Come si fa? Ma io penso che qui ci sono molti fattori che entrano in gioco per comprendere che fine farà questa partita. Allora, veniamo alla politica. È evidente che qui c'è un problema di fondo sul quale è bene che il nostro partito discuta, che riguarda l'intervento dello Stato nell'economia. Questa è la mia opinione, naturalmente non pretendo di avere, come sempre, l'idea giusta. Perché, ed è un dibattito che si è acceso di recente, mi pare che Susanna Camusso abbia sollevato questo argomento, è lecito o è sbagliato che in determinate situazioni di difficoltà lo Stato intervenga per sostenere, promuovere, investire risorse per impedire ad esempio la chiusura di fabbriche, di siti produttivi che hanno un futuro, una speranza, una capacità di innovazione, oppure dobbiamo lasciar far tutto al mercato? Sono due scuole di pensiero. Noi da 30 anni siamo dominati da una scuola di pensiero che faleva sul libero mercato. Io ricordo ancora una frase pronunciata da Berlusconi quando era Presidente del Consiglio a proposito della Fiat. Dato che Griselli ha scritto un libro ed è persona documentata, anche in questo caso mi può smentire, può confermare, a domanda fatta a Berlusconi: ma Marchionne fa bene a fare stabilimenti fuori dall'Italia? Lui rispose: da imprenditore, ed era Presidente del Consiglio, dico che l'impresa va dove le conviene di più. Fu una frase che l'ha detto anche Monti, ma a me non è che io non è che devo, come si dice, negare le verità o le realtà. Monti e Berlusconi, se Monti ha ripetuto questa frase, sostengono una tesi molto semplice, la semplifico al massimo: è evidente che chi mette il capitale va dove viene remunerato meglio, dove il costo della manodopera, dove l'accoglimento dello stabilimento ha meno vincoli burocratici, ti fanno ponti d'oro per poter costruire. Quello che è capitato in Serbia e in Polonia dovrebbe esserci di ammaestramento. Io penso che questa teoria sia una teoria sbagliata che va combattuta, e vorrei anche discuterne nel nostro partito, perché penso sinceramente che anche nel nostro partito ci sono i partigiani di queste due diverse opinioni. Io penso ancora che, senza riproporre, lo dico per l'ennesima volta, perché questo è il punto, la chiave della discussione, senza riproporre un ritorno all'antico, la mia generazione ricorderà le partecipazioni statali, abbiamo scritto volumi, biblioteche sulle partecipazioni statali, sul bene e sul male delle partecipazioni statali e alla fine sul male delle partecipazioni statali. Senza tornare all'antico, senza tornare allo Stato padrone, dai panettoni all'Alfa Romeo, io dico che lasciare semplicemente fare al mercato sia una delle cause dei guai con i quali siamo costretti a fare i conti. Nel senso che, da una parte, noi abbiamo visto
E la politica purtroppo è rimasta succube di quella straordinaria aggressività della speculazione finanziaria e della logica dei mercati, e ha messo in secondo piano il valore del lavoro, della manifattura, della produzione industriale. La situazione nella quale noi oggi siamo è figlia di quelle impostazioni. E soltanto se avremo la capacità di cambiare quell'impostazione, noi potremo dare una risposta non solo al tema del destino della Fiat, ma del destino dell'Ilva, del destino dell'Alcoa, del destino delle miniere del Sulcis, del destino di una parte imponente di patrimonio industriale di questo paese che sta scomparendo sotto i nostri occhi, creando ovviamente disoccupazione e difficoltà. Allora, per stare sul concreto, perché poi Griseri mi sgrida, dice: ma tu, no, io, tu sai che sono abbastanza concreto, prendiamo a riferimento il vituperato governo Prodi, l'ultimo di cui ho fatto parte, che ha fatto delle cose buone che abbiamo dimenticato, ricordiamo solo quelle cattive che facciamo bene, ricordiamo solo le divisioni, dimentichiamo il buon lavoro di tanti ministri che hanno fatto delle riforme un pochino più sagge anche di quelle dei governi tecnici, vedi l'ultimo Bersani quando era ministro delle attività produttive, col piano Italia 2015 aveva in qualche modo tracciato un riferimento di politica industriale per il paese. Tutto questo oggi non c'è. Noi abbiamo 200 tavoli di crisi, ma con i tavoli di crisi noi non affrontiamo il nodo della politica industriale, che è un'altra cosa dal mettere le pezze a situazioni che cadono una dopo l'altra. Allora, nel caso dell'automobile, non vale solo per l'automobile, la domanda è: l'Italia, per salvare la produzione dell'auto, chiaramente dobbiamo parlare di innovazione, di qualità, di tecnologia, di mercato, non possiamo prescindere, fa quello che fanno le altre nazioni dell'Occidente capitalistico o no? Non sto parlando della Corea del Nord, sto parlando di Obama negli Stati Uniti, di Sarkozy prima e di Hollande in Francia, sto parlando della Merkel. Vogliamo fare una politica in Italia per l'auto e per altri settori analoga a quella che fanno gli altri paesi industrializzati dell'Occidente capitalistico? In qualche modo proteggono, aiutano i settori non decotti, morti, senza prospettiva, ma i settori che hanno una prospettiva. Sulla questione della produzione dell'automobile, l'auto è un prodotto obsoleto, è decotta, è morta, Aldo, è dai tempi di Rossignolo del 1970 che parliamo del fatto che l'auto fosse un prodotto superato. Poi ci siamo accorti che non è assolutamente un prodotto superato, è superata l'auto che facevamo nel 1970, non siamo più alla 127 o alla 126. Ma la quantità e la qualità di innovazione tecnologica, di collegamento con le autostrade, il satellite, la sicurezza, la diminuzione del consumo di carburante, le energie alternative che possono produrre l'auto pulita, il trasporto più collettivo, più, ci ha fatto vedere che l'auto è vitale. Allora, se un prodotto è vitale e se i paesi industrialmente più avanzati e quelli emergenti di questo prodotto fanno largo consumo e larga produzione, per l'Italia questo problema esiste oppure no? Ma perché non un piano auto? Perché non, chiamiamolo meglio, un piano dei trasporti per l'Italia? Perché se aggiungiamo anche la questione di Irisbus, noi andiamo in una situazione nella quale chiudiamo uno stabilimento di produzione di eccellenza degli autobus e compreremo 20.000 bus di alta qualità tecnologica dai francesi e dai tedeschi, perché dobbiamo rinnovare quel parco, togliendo occupazione e sbilanciando i conti import-export fra l'Italia e gli altri paesi.
Io credo che tutto questo, come si dice, vada a danno del nostro paese. Allora concludo, perché non voglio farla lunga, ho capito che meglio hai ragione. Io dico che bisogna tornare ad una politica che si faccia carico del destino industriale di un paese. In sostanza, ve la dico brutale, poi farete la tara su questa affermazione. Io sono perché lo Stato intervenga nell'economia, che dia delle indicazioni, non che sostituisca l'impresa, ma che attraverso disincentivi ed incentivi aiuti l'impresa a crescere dove l'impresa può avere un futuro e un momentaneo passaggio di crisi. Dopodiché è chiaro, e siamo in ritardo, che bisogna convocare la Fiat e convocare Marchionne, ma non per sentirsi dire non ho niente da dire, per pretendere di sapere qual è la fine che ha fatto il piano Fabbrica Italia e capire qual è un piano alternativo, e se del caso anche perché la Banca Europea degli Investimenti, al di là del fatto che Marchionne dica che per la Fiat non vuole avere soldi pubblici, ha assegnato alla Fiat, in particolare alla Fiat italiana, 350 milioni di euro per l'innovazione tecnologica dei prodotti. Quindi quando serve i soldi fanno bene, quando non serve si nega la possibilità di avere anche dei soldi di sostegno pubblico, in questo caso per l'innovazione. Quindi io credo che in questa strada bisogna assolutamente andare, se no noi siamo di fronte ad una candela che si spegne, come nel gioco dei birilli gli stabilimenti cadono uno dopo l'altro e non ci salviamo. Poi ha ragione Henrietti quando dice il vero problema è capire se c'è una testa, se c'è un punto di progettazione in Italia, se il radicamento fondamentale è fatto degli elementi di qualità che denotano la progettazione e l'innovazione, che fanno, come si dice, il valore aggiunto di qualsiasi produzione, anche della produzione automobilistica. Allora, secondo giro, e poi avremo come porta a porta un ospite che entra, così siede su quella sedia, ma noi vogliamo mantenere la suspense, quindi speriamo che non sia Vespa. No, beh, forse no, sono io. Dunque, la seconda, allora, lo Stato padrone, tra le cose che invece, diciamo così, non molto positive forse, ha fatto lo Stato padrone, e qui molti ce la ricordano perché era una richiesta che fecero gli stessi sindacati, quando si trattava di vendere l'Alfa Romeo, si decise, d'accordo tutti destra, centro, sinistra, non è che ci fosse un sindacato, si decise che era più utile darla alla Fiat per evitare lo sbarco in Italia di una concorrenza forte, perché come si sa l'ipotesi più consolidata allora era quella che andasse alla Ford. Sono passati molti anni, abbiamo visto, diciamo, quali sono state le conseguenze di quella scelta. Io chiederei al professor Henrietti, visto che questa discussione sta tornando di attualità, come periodicamente torna quando la Fiat attraversa dei momenti difficili, se non sia utile in qualche modo che, cioè, uno dei compiti della politica forse potrebbe anche essere questo, trovare la maniera di far arrivare in Italia altri produttori, magari anche solo per creare, diciamo così, un meccanismo di concorrenza che sia di stimolo a tutti. Per fare questo libro io sono stato 2 mesi a Detroit l'anno scorso per vedere l'altra faccia della Fiat, e naturalmente, per quanto sia una città che ha parecchi problemi, è molto diverso vivere in un posto dove hanno sede 3 grandi aziende automobilistiche che contrattano, fanno la stessa contrattazione sindacale l'una, diciamo, contro l'altra armata, perché poi c'è un meccanismo per cui prima si fa il contratto della Ford, che è il più grosso, poi quello della GM o viceversa, poi prima la GM, poi la Ford e poi la Chrysler,
E naturalmente i precontratti si influenzano, perché le trattative sindacali vivono di questo meccanismo di concorrenza, ma soprattutto perché si crea allora un distretto che forse ha più possibilità. Come mai fino ad adesso non c'è stata una presenza diversa da quella della Fiat nel distretto industriale torinese, ed è immaginabile una soluzione di questo genere, oppure è semplicemente un libro dei sogni che tanto non si realizza e quindi è inutile pensarci? Io credo che questa sia una risposta di politica industriale a cui accennava come tematica generale Cesare. Non dimentichiamo che in Europa, lo richiamava Grigeri, siamo in un eccesso di capacità produttiva, ma questa non è spalmata su tutti. Daimler raddoppia gli impianti in Ungheria, fa fare in Finlandia un pezzo della produzione della classe A, la Toyota in Francia aumenta la capacità produttiva, quindi BMW sta cercando di appunto. Sta cercando di arrivare a Torino, forse, almeno se uno legge i giornali, quello che scrivete voi, no? Dite che la BMW è un possibile acquirente di Torino, ma non perché fa beneficenza, ma perché ha bisogno di capacità produttiva, e ovviamente i lavoratori della Pininfarina hanno conoscenze e competenze che sono paragonabili al contenuto delle vetture che produce BMW. Quindi l'ipotesi, tanto più se diventasse realtà, di un secondo produttore a Torino sarebbe non solo auspicabile, ma sarebbe necessario. Sul passato credo che la risposta sia abbastanza semplice. Il lavoro di Fiat era tale che, come aveva impedito nell'86 che Alfa Romeo passasse a Ford, i momenti successivi questo detto è stato riproposto. Io ricordo negli anni 90 quando si è parlato di c'era ITP, l'Istituto d'Organizzazione Regionale per gli Investimenti Esteri in Piemonte, che si parlava già allora di possibili concorrenti che potevano entrare in Piemonte. Quindi questo sicuramente sarebbe, ma vediamoci in Piemonte, ma se entrano in Italia possono andare anche da un'altra parte, cioè magari ad Arezzo oppure magari a Cassino, non lo so, cioè, però ecco, questo è già un po' più, no, lo dico nel microfono perché l'hanno sentito, no? Damiano dice Termini Merese, ma forse lì è più difficile, no, lo diceva noi. Anche che c'è un problema logistico, non ingiustamente. No, quindi questa sarebbe una soluzione da perseguire secondo me a livello governativo, oltre che a livello governativo regionale o provinciale, perché è una soluzione fattibile, stante il fatto che appunto non tutte le imprese sono integrate. Ostante il fatto che ci sono dei produttori come i coreani o i cinesi che hanno interesse a installarsi in Europa, o i giapponesi della Mazda, certo, no, ma in questo caso sarebbe un accordo, è un'altra cosa ancora, in questo caso sarebbe un accordo con Fiat, quindi che consentirebbe di aumentare l'utilizzo degli impianti in Italia, nella teoria o non. Sarebbe uno sbarco amichevole e non concorrenziale. Cioè, l'ipotesi è che, siccome Mazda è uno dei pochi produttori giapponesi che non ha impianti in Europa e che ha fatto adesso invece un accordo con la Fiat per produrre il duetto al suo stabilimento giapponese di Hiroshima, questo abbia come contropartita la produzione di utilitarie giapponesi in Italia. E quindi si può immaginare che questo avvenga a Pomigliano, dove già si fa la Panda, a Melfi, dove si fa la Punto, o in altri posti.
su questo tema, cioè sulla questione secondo produttore, la politica, adesso abbiamo Damiano, quindi la politica, la chiediamo a lui, naturalmente, però la politica non è intervenuta nel corso degli anni per il motivo che diceva in Vietica, perché il peso della pietra era molto forte. Oggi è ipotizzabile che, diciamo così, la politica faccia un intervento per favorire l'insediamento di altri produttori dell'alto in Italia, o è una cosa che sta sulla teoria, poi nella pratica è ancora, diciamo così, complicata da realizzare? Ma sul problema dell'86 che veniva ricordato, quando ci fu la cessione Alfa verso Fiat, lo ricordo perfettamente perché ero segretario della FIOM del Piemonte, c'era Angelo Airoldi che era il segretario nazionale dell'auto, poi c'era Ugo Monzeglio che seguiva il settore, Piero Pesa, insomma eravamo una compagnia abbastanza robusta che affrontò quell'argomento. E bisogna onestamente riconoscere che l'ipotesi dell'arrivo di Ford fu vissuta da tutti come una minaccia, ci fu un istinto di conservazione. Riguardò CGL, CISL, UIL, riguardò il governo, riguardò la Fiat, che naturalmente non voleva assolutamente concorrenza in casa. Ci fu una sorta, cosa disse il Fismic allora, dice Giuseppe Cavallito. Quello disse Cavallito, non me lo ricordo. Adesso, Cavallito, credo che anche il Fismic fosse favorevole all'ipotesi Fiat rispetto a quella cosa. Ma penso di sì, non me lo ricordo, io ho tutti i libri di Cavallito ma non li leggo tutte le sere, quindi non me lo ricordo. Quindi ci fu una sorta di santa alleanza contro la Ford, bisogna dire, ci fu un riflesso di conservazione che coinvolse tutti, che la dice lunga anche sull'incapacità della politica, del sindacato, degli enti locali, degli attori sociali all'epoca, di comprendere le trasformazioni che erano in corso. Poi le case automobilistiche fecero la grande battaglia contro l'arrivo dei giapponesi. I giapponesi, non soltanto in Italia, in Europa, i giapponesi la risolsero con il transplant, quindi capirono che soltanto con un insediamento a livello europeo si poteva ovviamente conquistare un mercato. Adesso, vengo alla risposta, siamo addirittura in un'ipotesi che attraverso un'alleanza per costruire la Tuetto, noi pensiamo, senza che questo desti la minima preoccupazione, di affittare impianti e operai alla Mazda per consentire di produrre vetture della Mazda qui in Italia. Quindi voglio dire, c'è un capovolgimento di logica. Non credo che quindi si ponga il problema per la politica del oddio mio, viene un produttore di auto che non è Fiat in Italia. Semmai il problema e sapere se ci sono produttori che verrebbero in Italia a fare automobili. Abbiamo la difficoltà di risolvere il problema di Termini Imerese, non dimentichi quelli che si sono affacciati proponendo di fare automobili, pare che non abbiano le carte in regola per fare le automobili. Quindi io non avrei nessuna remora e non credo neanche che oggi abbia la Fiat abbia la forza di impedire una cosa di questo genere, che potrebbe essere davvero, come diceva Enrietti, un'eventualità auspicabile. Del resto, poi mi pare che abbiamo l'esperto che viene e ci spiegherà tutti i dati degli andamenti del mercato automobilistico europeo, l'Europa va male per quanto riguarda vendita di automobili e produzione, c'è un calo, però ci sono nazioni in controtendenza. La Germania cresce, la Gran Bretagna cresce, l'Italia va molto male fra quelli che vanno male. Del resto sappiamo perfettamente che il marchio Fiat ha perso abbondantemente quote di mercato a livello nazionale e a livello europeo. Allora,
Quindi il punto non è più domandarsi se verrà qualcun altro che non è il marchio Fiat a produrre automobili. Il problema è sapere se ci sarà ancora un'industria automobilistica nazionale e se c'è qualcuno disposto a fare degli investimenti. Per fare degli investimenti bisogna che i governi creino un ambiente adatto alla trazione di questi investimenti. E l'ambiente adatto si crea in moltissimi modi. Credo che ci sia anche un problema di relazioni sindacali, ad esempio, oltre che di capacità di sostenere attraverso incentivi l'arrivo delle produzioni, l'impianto di stabilimenti, l'incentivo verso le tecnologie. E poi c'è il tema del prodotto. Ma noi possiamo reggere un'industria automobilistica nazionale con la nuova Panda e con la promessa di un SUV? Qualcuno dice che questo SUV di nuova generazione, che quella vettura mista fra vado in città, vado in campagna, ha sicuramente un mercato nuovo e moderno, ma sono volumi sufficienti? Io ricordo perfettamente, vorrei chiedere conforto ai miei interlocutori sapienti su questo argomento, adesso abbiamo studiato per tanto tempo, io ricordo il tempo di Romiti. Sconfitto il sindacato nel 1980, in 35 giorni alla Mirafiori, ce li ricordiamo tutti quanti, sconfitto il sindacato, anche per l'errore del sindacato, indubbiamente, perché noi facciamo una lotta contro la Fiat, non per un processo di ristrutturazione, Romiti pensò di avere in mano la partita. La 1 fu la carta vincente di quegli anni. Il primo anno, il secondo, il restyling, il terzo, il quarto, il quinto, il decimo. La 1 era diventata la gallina dalle uova d'oro, ma produrre soltanto la 1 per 15 anni di seguito, senza buttare nuovi modelli sul mercato, ha prodotto come risultato che mentre noi eravamo fermi a quel modello che era vincente all'inizio, gli altri produttori europei tirarono fuori modelli analoghi, più convenienti e più innovativi, che schiacciarono la Fiat e la portarono alla crisi della fine degli anni 90, perché ciclicamente ogni 10 anni la Fiat entrava in una situazione di difficoltà e di processi di ristrutturazione. Allora, il problema non è tanto il marchio dei produttori, e se esisterà un prodotto automobile italiano con la relativa tecnologia dell'indotto che serve ormai ai produttori di tutte le specie in tutto il mondo, perché c'è anche un livello di specializzazione, ma come giustamente è stato ricordato, se non c'è un impianto fondamentale di produzione automobilistica, anche la produzione dell'indotto potrebbe avere, per le caratteristiche che ha in Italia, una difficoltà ad esistere. E se a questo corrisponde un'azione governativa di indirizzo, di proprietà, ci mancherebbe, e poi capire se ci saranno nuovi modelli e quali saranno i modelli. Io credo che la domanda fondamentale che andrebbe fatta alla FIA, che il governo convoca, non è semplicemente farai o non farai, farai, dove farai, con quanti soldi e con quali modelli nuovi ti proponi di riacquistare quote di mercato in Italia e nel resto dell'Europa. Ora, questo è il momento per dare, però volevo dare un elemento rispetto alle cose che ha appena detto Cesare Damiano, ed è un'indagine di Eurobusiness fatta all'inizio degli anni 2000, che calcolava che nei 5 anni dal 98 al 2002 Volkswagen abbia speso 21 miliardi in ricerca e sviluppo, Renault 10,5, BMW 10 e Fiat 4,5. Erano anche, va detto, tempi nei quali si pensava che prima o poi gli azionisti della Fiat avrebbero ceduto il settore automobilistico, lo stesso accordo con GM andava sostanzialmente in quella direzione, quindi c'è anche una logica nel fatto che uno non ci investa più quello che ci investiva prima. Il problema è che oggi, lo ha detto bene Carlo Caglieri in un'intervista a Repubblica, tutti parliamo di marchione, ma il problema è chi mette i soldi, cioè che cosa faranno, cosa pensano di fare gli azionisti.
John Elkann come rappresentante della famiglia Agnelli, perché poi noi vediamo l'amministratore delegato che magari prova a fare i salti mortali per mettere insieme le cose, ma se non gli danno i soldi alla fine non è che possa fare molto. Per chiarirci queste cose e per chiarirci quali sono le prospettive del distretto dell'automobile, e qui manca la musica di Via Tolvento, ma io la inviterei a salire sul palco, e c'è Via Tolvento, c'è Mauro Ferrari, la musica c'è, sì. Mauro Ferrari, che è il responsabile, il presidente del gruppo componentisti dell'ANFIA, l'associazione italiana dei fabbricanti di automobili, o comunque dell'automotive ormai, perché sono stati dei cambiamenti anche nell'anno. Allora, noi abbiamo detto diverse cose, lei ha un quadro, diciamo, dal territorio, dai suoi associati, tutti i giorni fanno parte di questo distretto, le racconteranno un po' qual è la situazione. Quali sono le prospettive, quali sono i punti interrogativi che voi vedete e che pensate di dover togliere? Grazie innanzitutto per avermi invitato. Mi sono fatte alzate talmente tante palle che non so da che parte girarmi adesso. Veramente dovrei probabilmente fare un piccolo flash su ognuno di questi, su alcuni di questi argomenti almeno, no? Cesare Damiano è stato molto incisivo in alcune delle sue affermazioni, che io peraltro in parte perlomeno condivido. Credo che però vadano precisate altre cose, perché sono assolutamente fondamentali su quella che è la situazione che abbiamo raggiunto in questo momento. Ad esempio, quando si diceva prima che è la speculazione internazionale che ha creato questa situazione, è verissimo, è la liberalizzazione che c'è stata a partire dagli anni 80 da Reagan, ma che è stata poi seguita da tutti, sinistra compresa, dico, non è soltanto Reagan, no? Allora, questa cosa ha fatto sì che il PIL mondiale è uguale all'indebitamento, all'attivo finanziario mondiale fino agli anni 80. Alla vigilia della crisi nel 2007 il PIL mondiale era un quarto dell'attivo, e adesso a 5 anni, 4 anni dalla crisi, siamo a più di 10 volte il PIL mondiale. Cioè, noi abbiamo a che fare con una speculazione che è in grado in qualsiasi momento di mettere in crisi qualunque economia, per cui la nostra follia attuale è il fatto che questa enorme idrovora ha portato via le risorse dall'economia vera per spostarla verso l'economia che fa i soldi con i soldi. Ecco, questa è una cosa che deve essere compresa, perché oggi noi siamo nella situazione in cui non abbiamo risorse per questo motivo. Non abbiamo risorse in Italia perché, avendo un debito pubblico come quello che abbiamo, siamo soggetti ad un mercato, chiamiamola così, questa sorta di sala scommesse che ha centro nella City di Londra e negli Stati Uniti. Ecco, dico, ma tutto questo fa sì che con un debito pubblico come quello che noi abbiamo siamo costretti a delle misure che deprimono l'economia, ma il deprimere questa economia ci ha infilato in un circolo vizioso nel quale o si fanno delle cose in questo momento che sono, da un lato, proteggerci per questo spread. La prima cosa da fare sarebbe mettere le agenzie di rating e un po' di finanzieri dentro in galera e buttare via le chiavi, perché questo è quello che bisognerebbe in realtà fare, no? Noi non stiamo facendo niente del genere. Monti si sta dando da fare a una credibilità, certo, il governo precedente credibilità zero, per cui avremmo fatto la fine della Grecia. Non abbiamo fatto la fine della Grecia perché questo governo ha una credibilità, Monti in particolare ha una credibilità, e lì quindi c'è tutta un'azione che deve essere fatta. Senza quell'azione, francamente, io vedo di un buio pazzesco questa cosa, perché o tu ti proteggi
o tu sei un'Europa unita per questo, per cui tu non paghi uno spread in realtà, fai un piano di rientro ma in tempi decorosi, o altrimenti tu non hai nessuna riuscita. Tu non puoi, dopo aver perso 10 anni, questa è colpa nostra, abbiamo perso 10 anni a interessi quasi zero, comunque modesti, che ci consentivano di rientrare a debito, li abbiamo persi questi anni, non è che puoi recuperarli in 2 anni. In 2 anni quello che facciamo è che uccidiamo l'economia. Questo è quello che noi stiamo facendo in questo momento, stiamo uccidendo l'economia con queste misure. Allora, credo che questo sia una cosa che sia importante che consideriamo, perché anche il nostro futuro ha come primo obiettivo quello di risolvere questo problema, che è quello di proteggerci da uno spread che altrimenti ci ammazza. Questo è il primo punto. Quindi, risorse molto poche da dedicare a che cosa? Veniamo al mondo dell'auto. Il mondo dell'auto, beh, la prima cosa è questa: con il senno del poi, l'aver fatto quel passo di cessione alla Fiat dell'Alfa Romeo nel 86 è stato un errore madornale, questo è evidente per tutti, no? Avremmo potuto avere una industria automobilistica plurima in Italia, abbiamo soltanto la Fiat. Però questo lo possiamo dire a posteriori, perché che cosa sarebbe invece la nostra industria automobilistica se, a fronte del fatto che negli anni 80 ce la disputavamo con la Volkswagen il primato in Europa, se la Volkswagen fosse diventata quello che è la Fiat oggi e noi fossimo la Volkswagen? Dico, forse in quel momento, e anche per giustificare chi a suo tempo ha accettato di prendere queste decisioni, dico, mi sembra anche normale, dico, la Volkswagen nel 2018 ha previsto di essere leader mondiale in termini di volumi. Non è soltanto la Germania in generale, ma Volkswagen stessa, dico, per cui la Fiat poteva diventare, con diversi marchi, Alfa Romeo compresa, in quel momento poteva diventare quella che oggi è la Volkswagen, e non saremmo qui a piangere miseria. Allora, col senno del poi siamo d'accordo, è così. La Fiat ha sprecato in un modo spaventoso tutte le sue risorse, tutti i suoi gioielli di famiglia ha venduto, come noi sappiamo, no? Allora, non è soltanto il mondo dell'auto, è tutto quello che era proprietà di quella famiglia, è stato sperperato in modo incredibile, è stata una gestione che in diversi anni ha fatto sì che in pratica la Fiat ha avuto questo tracollo. Oggi la situazione è che purtroppo avete dato un'indicazione di certi numeri, sono assolutamente esatti, ma dico, bisogna che ci rendiamo conto che quella crisi di cui parlavamo prima è una crisi che ha interessato un pochino tutti, ma ha impoverito in generale il mondo, ha impoverito in particolare il nostro paese per le condizioni che dicevo prima, e questo ha fatto sì che il 2012 ha un mercato italiano che è del 20% inferiore al 2011 e raggiunge un livello che abbiamo visto nel 1979, 1.400.000 vetture, cioè 2.400.000 di cui si parlava prima dell'ultimo anno buono, quindi del 2007, diventano quest'anno, se va bene, 1.400.000. Tutto sommato la Fiat l'ha mantenuta la sua quota in questo mercato, ma è un mercato che è diminuito in modo spaventoso, dico, per cui siccome questo è il mercato di riferimento della Fiat, non è il mercato di riferimento di altri, no? Il costruttore Fiat ha questo mercato di riferimento, quindi ne subisce le conseguenze più gravi, quindi la realtà delle cose è che le risorse che hanno a disposizione come margini sono veramente pochissime. Sto prendendo dopo la lunga. No, volevo, questo essendo un quadro, chiedere specificamente quali sono le cose che consentirebbero, visto che componentistica a Torino è sempre più ha un peso specifico sempre maggiore man mano che diminuisce la produzione, a quali condizioni il distretto dell'auto di Torino
è in grado di sopravvivere e che cosa invece rischia di ammazzare, cioè di tutti questi scenari che abbiamo fatto. Sì. Qual è intanto, se esiste una soglia limite sotto la quale la produzione finale, l'assemblaggio finale dell'auto non consente al distretto di vivere? Sì, io vorrei, prima di rispondere a questa domanda, dare soltanto un'indicazione per il pubblico. Credo che sia importante che si sappia che cos'è ancora oggi il distretto dell'auto. Il distretto dell'auto è il distretto più importante che ha l'Italia. L'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania. Allora, il distretto dell'auto, a parte le 260.000 persone occupate direttamente, occupa praticamente con tutte le sue attività oltre un milione di persone, contribuisce per qualche cosa come il 16,6% delle entrate dello Stato, il settore del veicolo, non soltanto dell'auto, del veicolo in generale, perché questo è un altro discorso che si dovrebbe fare. È il settore che spende, investe in R&D il 2 miliardi all'anno, questo è quello che stiamo dicendo. Allora, se poi guardiamo un attimo la componentistica, ci sono delle persone che erano a un mio convegno di qualche mese fa, quindi già al corrente di queste informazioni, dico: ma la componentistica nel 2011 ha fatto 42 miliardi di fatturato, la componentistica, di questo il 40% è all'estero, quindi 19 miliardi, questi 19 miliardi hanno una bilancia commerciale positiva di 7 miliardi, cioè stiamo parlando di una cosa veramente notevole, il 25% in più rispetto all'anno precedente, cioè se guardiamo solo 2011 stiamo parlando di un settore che è assolutamente vitale e vivace, no? Ecco, però noi dobbiamo guardare in avanti, non indietro, perché se guardiamo quello che è avvenuto, diciamo, siamo molto contenti, sembra che vada tutto bene, no, non va bene niente. Quello che voi avete detto prima è l'elemento fondamentale. Senza un'industria automobilistica nazionale, è solo questione di tempo, ma anche la componentistica subirebbe dei danni gravissimi, gravissimi. Allora, immaginate soltanto questo, le multinazionali, che sono quelle che hanno una quota abbastanza fondamentale dell'attività della componentistica, la componentistica italiana è fatta di piccole aziende da un lato e da multinazionali dall'altro. Allora, le multinazionali sotto un determinato livello non giustificano più il rimanere in Italia, ma semplicemente perché non sono in grado di pagarsi dei costi degli stabilimenti che ci sono in Italia. Sotto una certa quantità sono costretti ad andarsene, che non significa delocalizzare per andare, che so io, in Serbia piuttosto che in Ungheria, magari vanno in Svizzera, magari vanno in Germania, si forniscono dagli stabilimenti della Germania piuttosto che della Francia, no? Ma è chiaro che quello sarebbe un depauperamento pesantissimo anche in termini di ricerca, perché poi queste sono aziende che fanno più ricerca e più innovazione. Per capirci, quelli che producono i sedili e la Lear è una di queste aziende. Esatto, Johnson Control, Lear, queste aziende, dico, ma anche quelle di cui mi sono occupato io, basta, dico, non è sono aziende che si possono trovare nella condizione da non giustificare più la presenza in questo paese. Poi ci sono le altre del tessuto produttivo italiano, che sono delle aziende medio-piccole, queste aziende medio-piccole che non sono ancora strutturate per l'esportazione, sono aziende che sono molto legate al gruppo Fiat, a un certo punto o si aggregano e riescono ad andare all'estero, questo noi stiamo cercando di incentivarlo, questo fatto, e in effetti è cresciuta l'esportazione l'anno scorso, ma quelli che non ce la fanno chiudono, per cui c'è proprio una minaccia ben precisa che riguarda il futuro. Considerate che le multinazionali italiane, che sono quelle che subiscono in modo ovviamente più limitato questa crisi, sono poche, una è la Marelli che è sempre Fiat,
l'altra era Sogefi, dico l'altra era Rembo, dopodiché ci sono qualche media azienda, ma le altre in qualche modo sono tutte piccole aziende. Stiamo parlando in ogni caso di 2500 aziende, stiamo parlando di 179.000 persone occupate direttamente da questo settore. Allora, in una situazione di questo genere, signori, qui veramente mondo dell'auto, piccola parentesi, condivido la necessità che ci sia un intervento in qualche modo di politica industriale, ecco, non sono d'accordo sul discorso della partecipazione, però sono dell'idea che lo Stato debba creare le condizioni, ecco, questo è l'elemento fondamentale, lo Stato deve creare le condizioni. Allora, se lo Stato deve creare le condizioni, signori, è quello che non è riuscito a fare fino adesso, allora oggi noi abbiamo in questo paese degli elementi di non competitività enormi, ve ne potrei citare a decine, dalle tasse troppo elevate rispetto agli altri, vi potrei sommergere di numeri, a questo punto vi trattengo per delle ore, ma questo è solo per dire che lo spazio per riuscire ad intervenire ci sarebbe facendo una politica industriale adeguata, ma a questo punto siamo arrivati al punto in cui quello che dicevate prima è diventato vitale, ci vuole un piano, un patto per il rilancio che non riguardi solo l'auto, che riguarda l'industria in Italia, perché altrimenti noi siamo destinati alla deindustrializzazione. Ma nell'ambito dell'industria il mondo dell'auto è quello più importante, per cui partiamo da quello, è quello che ci sta dando ancora quei numeri. Quindi un piano serio che preveda lo sviluppo, diciamo per la crescita di nuovo di questo settore, deve essere fatto. Immaginate una cosa, la Francia produce 1.900.000 vetture, la Germania 5.800.000, noi quest'anno 400, poco più, 450.000, poi per carità ci saranno i nuovi progetti, per cui questo numero di qualche cosa ci auguriamo tutti che cresca, ma la Francia in luglio ha presentato un piano, il governo francese, un piano in cui mette insieme le parti sociali e l'industria per rilanciare il mondo dell'auto, perché 1.900.000 vetture le considera critiche, ecco, noi siamo a un quarto. Qual è la storia critica italiana? Secondo me l'abbiamo superata, sì. Del resto lo vediamo dal fatto che abbiamo le aziende in cassa integrazione, abbiamo una disoccupazione galoppante, abbiamo... No, per la componentistica, poi probabilmente siamo sotto, ma qual è la soglia alla quale tornare per evitare che il distretto della componentistica italiana... Allora, io sono sempre partito da questo concetto, che in questo mercato è un mercato più o meno, adesso non i 2 milioni e 4 di prima, però un mercato da 1 milione e 8, 2 milioni di vetture. Io credo che noi dobbiamo arrivare a produrre l'80% di quello che è il mercato, non che sia destinato a questo mercato, ma che un'industria automobilistica nazionale debba essere più o meno a livello decoroso di dove è negli altri paesi. Quindi, quindi quel milione e mezzo più o meno, 1.400.000 della Fabbrica Italia, era una cosa che sembrava essere assolutamente logica. E io dico, c'era la migliore delle intenzioni per arrivarci a quello, evidentemente oltre alle intenzioni ci volevano anche le condizioni, certo le condizioni non hanno aiutato, piccola parentesi, io non è che sono un difensore della Fiat, però quello che voglio dire è Marchionne ha preso una Fiat nel 2004 nella quale nessuno di noi avrebbe più scommesso un euro, è ancora viva. Non so quanto dire vegeta, ecco, ma lo è ancora viva e tutti ci auguriamo che rimanga, ecco. Allora, quel
quello è un livello al quale noi dovremmo tendere. Non so quanto sia realistico pensare che in Italia si possa tornare lì, secondo me ne ho perso il treno, per cui dovremmo essere più realisti in questo. Perché? Perché nel frattempo si sono consolidate le posizioni degli altri e recuperare delle fasce di mercato di quel genere dove esiste una sovrapproduzione europea, pensare che questo vada a scapito degli altri francamente è difficile. Lo è tanto più quando noi diciamo, per tornare al discorso che ho fatto all'inizio, diciamo scusate ma i tedeschi stanno facendo una concorrenza a noi basata anche su degli elementi di competitività che gli vengono da una situazione nella quale a loro il denaro non costa niente, i nostri capitali sono là, noi non abbiamo capitali, quando li abbiamo ci costano infinitamente di più. Ecco. Allora, io la ringrazio perché ci ha dato una serie di elementi molto interessanti di conoscenza e comincerei da lei, forse il giro conclusivo, su una questione che è stata spesso citata come uno degli elementi, almeno dalla Fiat, come uno degli elementi che inficiano la competitività, e cioè la questione delle relazioni sindacali e sostanzialmente del braccio di ferro che tuttora separa la Fiat dal principale sindacato delle sue aziende, cioè dalla CGIL. La FIOM fa parte della CGIL, quindi no. La questione è questa, c'è stato una discussione molto serrata su un cambio di relazioni sindacali che presupponeva un utilizzo degli impianti sostanzialmente molto più intenso di quello consentito dai precedenti contratti. Oggi siamo in una situazione in cui si lavora un giorno o due giorni al mese. Allora, valeva la pena in questa fase aprire un conflitto così strong per una questione che diciamo purtroppo non è all'ordine del giorno, perché si lavora molto poco, non c'è il problema delle pause che si riducono, dei terzi turni, dei 120 giorni di straordinario. Aveva senso, io mi rendo conto che fare la domanda a lei, che fa parte di un'associazione dalla quale anche per questi motivi la Fiat è uscita, può essere, però insomma lei vede poi questo mondo è molto complesso, non c'è solo. Che senso ha avuto fare questa battaglia e quali possono essere poi i piedi? Beh, il primo punto è che il momento in cui questa cosa è stata fatta era ancora il momento in cui vigeva il piano Padre d'Italia, quindi le previsioni erano di produrre molte più vetture. Però al di là di questo fatto, quando io prima dicevo che ci sono decine di punti sui quali intervenire per rendere competitivo il nostro paese, uno è anche questo. Allora, lei pensi che il fanalino di coda dell'Europa in termini di investimenti diretti esteri, noi siamo un quarto della Francia, siamo molto meno dell'Inghilterra, ancora di meno rispetto all'Inghilterra. All'estero chi dovrebbe venire a investire qui non capisce quello che sta avvenendo, la contrapposizione, non capisce la FIOM, non è che non capisca la FIA, non capisce la FIOM. Quindi se non vengono ad investire, noi non risolviamo niente, signori, non risolviamo niente. Allora, io sono stato molto critico personalmente sul fatto che la FIOM abbia preso una posizione di questo genere, lo sono stato e lo sono ancora. Dico, se io fossi stato la FIOM avrei detto, beh senti, adesso andiamo avanti così e poi voglio vedere quello che fai. Dico, ma non porre la cosa nei termini nei quali l'ha posta una discussione che ha coinvolto anche la giustizia, perché queste cose gli investitori esteri non le capiscono. Quando io devo discutere se fare gli investimenti in Italia per la mia azienda, che è un'azienda tedesca, fondata io 30 anni fa, adesso è tedesca, dico,
quando io discuto sugli investimenti da fare, una delle difficoltà che viene fuori è questa. Loro non sono disponibili a investire con delle incertezze così pesanti, che non riguardano solo quella, ma questa è una di quelle. Questa è la, secondo me tu devi fare pulizia in casa anche se la casa non la usi, per tornare al suo ragionamento iniziale. Adesso per questo aspetto è stato in qualche modo affrontato. La componentistica, infatti, lei ha visto, non ha seguito. Perché? Perché la componentistica viene dopo, non c'è necessità, ma se domani la Fiat farà i turni veramente per produrre, lei non pensi che la componentistica dica scusate, noi non siamo in grado di fornire? Con la componentistica si dovrà adeguare, non è necessario farlo, non lo si fa. Allenietti ha studiato il sistema dell'automotive italiano anche dal punto di vista, diciamo, dell'evoluzione. Una volta si diceva che nelle relazioni sindacali funzionava la legge del pendolo, no? Si vince, chi vince vince tutto, chi perde perde tutto, aspetta il giro successivo. Questo, diciamo, meccanismo sembra riprodursi attualmente, nel senso che questa contrapposizione oggi vede prevalere diciamo la Fiat, poi si può immaginare che magari in una fase in cui si ritorna a produrre di più, allora il peso dei sindacati è maggiore, il pendolo torna dall'altra parte. Da questo modello, a questo modello siamo condannati o c'è un modo per uscire da questo modello di relazioni sindacali in cui chi vince vince tutto e chi perde tutto? Per il modello tedesco. Io credo che si debba uscire da questo modello. Qualcuno parlava prima di patto, o se ne è accennato in questi giorni, da passera a quant'altro. Vorrei tornare indietro su Marchionne. Marchionne ha modificato le relazioni sindacali, ma dal mio punto di vista è significativo che si sia dimenticato una sua affermazione. In quel periodo diceva il problema è un problema di produttività del paese Italia, non è quindi solo un problema di più. Questo che rinvia a ciò che diceva il dottor Ferrari prima, cioè questo diventa un problema sostanziale, cioè non ne veniamo fuori se non recuperiamo il fatto che da 10 anni non siamo cresciuti nonostante avessimo le occasioni che ci ha offerto l'euro a finanziarsi a costi ridicoli rispetto alla nostra situazione precedente. Quindi io credo che su questo, non so se la Fion deve cambiare, certamente devono mutare le condizioni per cui si deve arrivare effettivamente ad un fatto che io definirei sulla produttività, in cui non si tratta di far lavorare di più lavoratori. Ma si tratta di puntare ad esempio su un aspetto che oggi non è venuto fuori in modo casuale, ma i lavoratori devono essere formati, c'è un problema di conoscenza, di informazione, di formazione, un problema di formazione. Insomma, il numero di laureati, il tasso di laureati nelle nostre imprese è nettamente inferiore a quello dei nostri concorrenti, ma non perché io lavoro all'università. Ovviamente, ma questa cosa significa qualche cosa, no? Allora, un patto sulla produttività vuol dire investire anche sulle persone, sulla formazione, sulla conoscenza delle persone. Vuol dire modificare l'organizzazione del lavoro, magari con maggiore partecipazione dei lavoratori, non solo. Un modello tedesco. Sì, certo, ma il modello tedesco ci hanno messo un po' di anni, cioè non possiamo immaginare di fare un modello tedesco a breve. Si può immaginare, cioè, che sarebbe sensato che venisse fuori, visto che siamo in una situazione molto pesante, l'abbiamo scartata dalla presa, ma pensiamo che non si può, che si immaginasse che attori sociali diversi trovino elementi di accordo. Ora, in questa situazione, e quindi diciamo il fatto che
Quella domanda era fatta a Cesare Damiano, che è stato ministro del lavoro, è stato segretario della scuola, e quindi ha tutto della CGL, quindi ha tutto il bagaglio necessario. C'è un aspetto particolare di questa discussione, perché poi un conto è avere posizioni diverse tra i sindacati, avere alcuni sindacati che si contrappongono, altri che no, insomma, tutto questo fa parte della fisiologia. Forse c'è un aspetto patologico che in qualche modo la politica dovrebbe essere chiamata a sanare, perché l'idea che se uno ha una tessera sindacale qualsiasi in un paese occidentale per questo motivo rimanga in cassa integrazione e non possa entrare a lavorare non è un'idea moderna. Allora, perché questo succede a Pomigliano, c'era un serbatoio, diciamo così, dei cassintegrati della vecchia fabbrica di Pomigliano, che erano circa 3.500, ma mano a mano che cominciava la produzione della nuova Panda venivano trasferiti dalla cassa integrazione alle linee della nuova Panda. Siamo arrivati a 2.000 e di questi 2.000 nessuno è iscritto alla FIANCGL, che naturalmente difficilmente, diciamo così, ascrivibile a una casualità, è plausibile che ci sia qualche cosa di diverso. Allora, lasciando perdere per un attimo la questione di merito che divide tra di loro i sindacati e la FIOM dalla FIAT, è immaginabile che una cosa di questo genere si realizzi in un paese occidentale nel 2012 e che cosa può fare la politica per sanare questa situazione? La politica qualcosa può farla, però il compito fondamentale delle parti sociali del sindacato. Ora io dirò quello che può fare la politica. Ho presentato una proposta di legge sul tema della rappresentanza, Paolo lo sa, però vorrei tornare al tema dell'esclusione della FIOM dagli stabilimenti FIAT domandandomi come mai questo è avvenuto. Io non sto dalla parte di Marchionne e credo che quando un'azienda, come è capitato a Pomigliano, fa tornare dalla cassa integrazione sulla base delle tessere di appartenenza sindacale, è giusto che sia condannata dalla magistratura e che, indipendentemente dalla tessera sindacale, ma facendo leva sulla caratteristica, la qualità della persona, si facciano le assunzioni. Se no, c'è un'attività antisindacale, c'è lo statuto dei lavoratori, c'è l'articolo 28, va perseguita, e del resto la magistratura ha dato un suo giudizio, poi di grado in grado i giudizi cambiano, però c'è stato l'ultimo giro, diciamo, favorevole ai lavoratori discriminati. Però secondo me, e qui viene una nota personale, io faccio parte di una generazione di politici e di sindacalisti che è nata e ha creduto profondamente nell'unità del sindacato. Non c'è niente da fare, io da lì non riesco a uscire fuori e non mi capacito del fatto che, nonostante le evidenti divisioni anche di carattere strategico che dividono CGL e CGUI tra di loro, non ci sia la capacità, e questo vale per la politica e per il nostro partito, non sto dicendo i sindacalisti non sono capaci, i politici sono capaci, perché qui nessuno più è capace, non riesco a rendermi conto, nonostante queste divisioni, perché non si riesca comunque anche tatticamente a trovare dei punti di convergenza che evitino il disastro nel quale ci siamo cacciati. Faccio un esempio.
Nella CGIL c'è stata una discussione a proposito di questi accordi FIAT firmati da FIM, WIM, UGL, FISMI e non firmati dalla CRO. Susanna Camusso ha sostenuto una tesi che io ho condiviso, ed era la tesi ereditata dai lontani anni 50. Firmate tecnicamente l'accordo, firmatelo per stato di necessità, non fatevi escludere dalla contrattazione la presenza degli stabilimenti e poi di lì riconquistate le vostre posizioni. Questa cosa io l'ho letta nel libro di Emilio Pugno e di Sergio Garavini, Gli anni duri alla Fiat, quando si parla della sconfitta della Fioma alle elezioni di commissione interna nel 1955. Di Vittorio fece un'autocritica famosa che portò la CGIL ad accettare la tesi della C sulla contrattazione aziendale. La Fioma di Torino, discriminata, esclusa, reparti continuo, tutto quello che volete, nell'estate del 55, dopo la sconfitta alle elezioni di commissione interna, firmò un accordo con la seguente motivazione, io me lo ricordo a memoria: nonostante il fatto che l'accordo era relativo ai reclami sulla linea di montaggio, perché non c'erano ancora gli accordi degli anni 70, si poteva reclamare perché il capo ti aumentava la velocità e tu andavi a macchinetta. Reclamare! Poi si regolamentò ovviamente negli anni 70. Nonostante il fatto che l'accordo sul reclamo alla linea di montaggio non sia considerato dalla FIOM un accordo sufficiente per tutelare i lavoratori, al fine di non dividere i lavoratori, non dividere le organizzazioni sindacali e non far escludere la FIOM per lungo tempo dalla contrattazione in azienda, noi accettiamo in ogni caso di firmarlo. Fu la Fiat a non volere la firma della FIOM nel 1955, ma se la FIOM, mi domando, senza voler insegnare niente a nessuno, accettatelo come un punto di vista, politico culturale, avesse sfidato Marchionne dicendo io non sono d'accordo, ma in nome della non divisione del sindacato, dei lavoratori, per non farmi estromettere gli stabilimenti, firmo quell'accordo. Sei tu che devi dire se accetti la mia firma, sarebbe stato messo Marchionne nell'angolo e non il sindacato. Perché la FIOM adesso è esclusa dagli stabilimenti? Perché deve stazionare fuori con le tende? Perché uno sciagurato referendum del 95 sulla rappresentanza sindacale ha modificato l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Referendum voluto dagli estremisti di sinistra, compresa una parte minoritaria della CGIL dell'epoca, e dai radicali, che di fabbriche non se ne intendono assolutamente, non sanno cosa sia. Per favorire i sindacati di base contro i sindacati confederali, quel referendum cancellò un codicillo che diceva che le organizzazioni sindacali appartenenti ai sindacati confederali nazionalmente rappresentativi potevano avere propri delegati nei luoghi di lavoro in virtù del fatto che eri collegato a un sindacato rappresentativo. La FIM con la CIS, la FIOM con la CGIL, la UIL con la UIL e così via. Cancellato quel codicillo per un combinato disposto estremismo di sinistra radicali, adesso lo statuto dei lavoratori recita che hanno diritto ad avere rappresentanti soltanto quelli che firmano gli accordi che si applicano nell'unità produttiva. Se ci fosse il vecchio testo prima del 95, oggi la FIOM, pur non avendo firmato quell'accordo, avrebbe diritto di avere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. Proposta di Cesare Damiano, io ho fatto una proposta di legge, se andremo al governo noi spero che venga presa in considerazione, adesso mi sembra difficile, molto semplice.
ho ripristinato, poiché sono passati almeno 10 anni dal referendum del 95, quindi si può fare, ho ripristinato il testo dello statuto dei lavoratori nella mia proposta come era prima, vale a dire si consente, ma non è che l'ho fatto per la FIOM o per la FIM o per la UIM, io lo faccio per il sindacato, per i lavoratori, quale che sia la sigla, perché oggi l'accordo non lo firma la FIOM, domani non lo firma la FIM, dopodomani non lo firma la UIM, la FIM, il GTL, chiunque. Ma se sei nazionalmente rappresentativo, nessuno ti deve escludere dalla rappresentanza dei luoghi di lavoro. Io lo faccio per un principio sacrosanto. Quindi mi piacerebbe che un futuro governo progressista avesse anche la forza di affermare un principio. Rifare l'articolo 19 come era all'origine, come l'ha concepito Gino Giugni e Brodolini, in base al quale quindi non ci può essere una discriminazione e un'estromissione. E poi a me i vecchi compagni della FIOM, quelli che hanno fatto la resistenza, il Tino Pace, il Viglio Pugno, eccetera, mi hanno sempre spiegato, hanno spiegato a me, a Pesa, a Eufemia, a Ugo, a tutti quelli che vedo, ex sindacalisti della FIOM, stare ai tavoli, trattare, non alzarsi mai da una trattativa finché non riesci a strappare un accordo. Un accordo è un compromesso, un accordo è sempre un compromesso. Io non ho mai visto in 30 anni di CGL un accordo buono quando uno ride e l'altro piange. Gli accordi buoni sono quelli che si concludono con tutti e due che piangono o tutti e due che ridono. Quelli sono gli accordi migliori, nei quali tutti hanno lasciato qualcosa e hanno preso qualcosa. Perché se uno vince e l'altro perde, andiamo nella logica del pendolo alla quale facciamo riferimento. Nel 68 gli abbiamo fatto un mazzo così alla FIA, nell'80 ci ha fatto un mazzo così. Il risultato è che siamo col culo per terra. Allora, c'è un modello alternativo, ha ragione Aldo Henrietti, non è che ricostruiamo il modello tedesco, qui c'è un problema di cultura politica, sindacale, industriale, parliamoci chiaro, ci sarà pure la FIOM un pochino resistente su determinati temi, ma provate a parlare a Marchionne di partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa, vi dice, oddio, sono tornati i comunisti. Questa partecipazione è una cosa che in Germania è normale per le grandi imprese, non sto parlando per la boita con 3 dipendenti, sto parlando delle scelte strategiche, apro, chiudo uno stabilimento, mi sposto di qua, mi sposto di là. Facciamo l'ultima cosa che dico, un esempio. Ho fatto con Piero Pesso uno studio, Mirafiori, Wolfsburg, Volkswagen, Fiat, un lavoratore turnista di Mirafiori che fa i tre turni, sono pochi, perché voi sapete, guadagna, un lavoratore Fiat, non avete di Mirafiori, mettete i pomigliani, dove lavora, 3 turni, ripeto, abbiamo il montaggio, sono rari, ma per dare un termine di paragone, arriva a 1500 euro netti mensili, arriva a 3 turni, compresa la notte. A Wolfsburg ne guadagna 2600, 1100 in più. Quello stesso lavoratore in Germania lavora 20 minuti in meno al giorno di quello di Mirafiori. Com'è possibile? Guadagnano di più, lavorano di meno, guadagnano quote di mercato e conquistano l'Europa dell'automobile. Ci sarà pure qualcosa che fa valore aggiunto. Scusa, ti fermo un attimo, perché siccome Ferrari lavora per un'azienda tedesca, in una battuta ce lo spiega. No, ma io lo spiego in 2 battute. Poi Ferrari lo spiega anche in una, che è più bravo di me. Sei tu. Ferrari è veloce, giusto? Damiano va piano, non va lontano. Questo era noto già dei tempi. Parlare di Vespa prima. Vespa, Ferrari, che ci abbiamo. Se qualcuno si chiama Lambretta, venga fuori. Allora, chiudiamo. Perché, primo, in Germania c'è la politica industriale, in Italia non c'è una politica industriale.
Secondo, in Germania, dato che c'è una politica industriale, la Merkel o chiunque governi, socialdemocratico o liberale, si preoccupa del destino di quelle imprese e mette dei soldi nel caso in cui abbiano delle difficoltà oppure incentivano l'innovazione, cosa che da noi non esiste più, è diventata ormai una bestemmia. Essere keynesiani, dimenticando che Keynes era liberale, è una cosa che non si può pronunciare. Hai ragione, ti do del tu, quando hai detto che questa cosa è un peccato anche della sinistra, che in qualche modo è stata succube del pensiero liberista, secondo me. Terza questione, c'è una legge di partecipazione che noi ci sogniamo, i comitati strategici, i comitati di partecipazione che non sono i consigli d'amministrazione, hanno un potere di condizionamento di indirizzo molto importante. Poi magari chiudono lo stabilimento in Belgio, in Francia e non lo chiudono in Germania, non dico che questo sia la quintessenza, come si dice, dell'internazionalismo proletario, però funziona così. Quegli operai lì che guadagnano di più e lavorano di meno da 20 anni non fanno un minuto di sciopero. Allora, se dobbiamo rivedere i meccanismi, forse bisogna davvero rivederli in modo radicale, cioè avere quella che io chiamerei da vecchio sindacalista una ragione di scambio. Ti do i turni, ti do la produttività, che non è lo sfruttamento dell'uomo ma degli impianti, e tu mi dai la sicurezza, e io non ti faccio sciopero, ma tu mi dai la sicurezza, mi dai una paga migliore, mi dai una condivisione delle grandi scelte. Io credo che questa sia la nuova frontiera sulla quale dobbiamo cercare di trovare delle strade. Condivido moltissimo di quello che ha detto Cesare Damiano adesso. Prego, vai. Sì, il discorso di fondo è proprio quello che ha detto. Nell'arco di 30 anni nel mio gruppo c'è stato uno sciopero di venerdì pomeriggio perché erano in pochi che lavoravano. No, non c'è stato nessun altro sciopero nell'arco di 30 anni. Ma il concetto è diverso. È proprio la mentalità che è diversa, non è soltanto la legge, non sono soltanto i consigli di sorveglianza, non il consiglio d'amministrazione, no? È che vengono sostanzialmente informati. La realtà non è che c'è una partecipazione litigiosa come c'è da noi, non esiste. Io conosco uno per uno gli elementi del consiglio di sorveglianza del mio gruppo, che sono 8.000 persone in giro per il mondo. E anche da noi in Italia scioperi ce ne sono stati pochi. Posso raccontare una parentesi di questa cosa? Certo, solo per dire la mentalità diversa. Allora, io non ho la FIOM all'interno della mia azienda, come la più mia, io sono in commissione. Io ho dato, quando la Fiat ha ridotto al 50% il suo premio di produzione, io quell'anno lì ho detto: guardate ragazzi, siccome l'anno prossimo, siccome è crisi, non avrò i soldi per darveli, ve li do adesso. E io ho convocato il consiglio nostro di fabbrica e ho detto queste cose, gli ho dato degli aumenti, ho dato il premio, eccetera. Sapete cosa ha portato questo a proposito di quello che avviene in Italia? Che la FIOM, che è da tanto che prova ad entrare, ha provato a convincere che erano corrotti quelli della CISL e della UIL, la UIL in particolare in questo caso, erano corrotti perché se io avevo dato questo senza un'ora di sciopero voleva dire che potevo dare molto di più. Per cui si sono trascinati in questa cosa un centinaio di persone, tant'è che poi ad un certo punto, facendo dell'attività tra virgolette antisindacale, lo chiamate tutto, detto, voi fate quello che volete, ma se questa cosa significa che quello che volete fare è andare a protestare sui tetti e convincere alle basso che prende la produzione che c'è qui e portarsela in Germania da un'altra parte, voi fate pure, io vado in pensione e voi andate nel paese, perché è veramente una follia. Ecco, cose di questo genere non avvengono in Germania, non avvengono, è proprio una questione di mentalità. Ma vorrei fare adesso solo una piccola considerazione. Allora, signori, forse non ci rendiamo conto che siamo arrivati alla frutta. Allora, noi abbiamo perso 6,5 punti di PIL con la crisi,
negli ultimi 2 anni ne abbiamo recuperati 2 e sono i 2 che perderemo quest'anno. Quindi noi siamo l'unico paese al mondo che non ha recuperato la ricchezza, il PIL che aveva pre-crisi. Questa cosa ci ha portato ad avere tutti quanti le pezze nel sedere. Sappiate che il 20% dell'auto significa 30% dei camper, 30% dei camion, degli autobus. Noi abbiamo gli autobus, dove dicevate voi, che sono scassati, abbiamo il 19% del parco circolante che è enorme, abbiamo la miglior tecnologia che esista nel mondo per fare questi autobus come si deve. Benissimo, noi non spendiamo niente per rinnovare questo parco auto. Noi, se non ci mettiamo bene in testa che non c'è più niente di cui discutere, non c'è più niente se non il fatto di metterci tutti insieme intorno ad un tavolo e dire dobbiamo farla crescere l'economia, noi non ne usciamo. Il 11% di disoccupazione, il 35% di disoccupazione giovanile, è lì il problema, e tu questo ce l'hai se rendi competitivo il paese. E il primo punto sul quale mettere le mani nella competitività del paese è mettersi tutti quanti d'accordo, non uno dalla parte dell'altro del tavolo e trovare, diciamo, l'escamotage perché legalmente si possa uscirne per la partecipazione. È un discorso diverso. Siamo alla frutta, signori, rendiamocene conto. Siamo anche sotto l'acqua, ormai. Allora, grazie a tutti quelli che sono eroicamente intervenuti ad ascoltare questo dibattito e buon ritorno a casa se ce la fate.